Ciao a tutti! Salve, bentornati! Speriamo di registrare, che non vedo... Ci sta il simbolo sopra quello di Del crossfire. Sì, i numeretti sono rossi sotto. Stiamo registrando. Allora, nuova puntata della nostra avventura verso il Cup, livello 36. Non siamo proprio dei fulmini di guerra, ma come dire, siamo impegnati in più giochi, quindi... Ma noi siamo impegnati in più fronti. Poi non è mica colpa mia se mi arriva in CAA 12 per PS3 e io perdo sì, la vita. Sì, è colpa tua, l'hai ordinato tu. Ok, allora è colpa mia, scusatemi. Comunque, sono livello 36, appena fatto, da pochissimo. Devo mettere un punto talento, così vi faccio vedere anche il talento lui. Io ho scelto Juggernaut. E devo mettere sto puntarello. Questo è già 2 su 2, 1 su 2 su Crash. Ah, quindi posso mettere finalmente un puntarello qui. Gli dice 2 su 2 su Dark Blood e Sweeping Fury. Inizialmente Sweeping Fury colpisce tutti quelli avanti a me. L'ho trovato quando aggro più di un mob utilissima. Beh, direi proprio di sì. E quindi continuo a frequentare la cosa che sembra una coda. Ta-da! Fa l'animazione ogni volta che metti un punto? Sì, molto wow. Bellino. Allora, sì. Ah, dobbiamo tornare sulla nostra nave. Allora. Allora, non, dovrebbe esserci, credo, qui un qualcosa per farmi tornare. Se non lo trovo, uso l'abilità tornato. Che tappeto persiano che hanno questi. Ma guarda che orrendo mantello che c'ho. Allora, un'altra cosa che ho notato in questo mi gioco... Mi sembra un pezzo d'alluminio, dritto che per dritto. Che la fisica del... Quando scendi con l'ascensore, il mantello ti si alza da dietro. Non so se è una cazzata, ma a me mi ha fatto sempre ridere. Perché, Ah, e un'altra cosa. Avete mai notato una cosa caratteristica solo di Swordle? Per non codare e scriptare il nuoto, l'acqua non supera in Swordle mai le caviglie. Voglio dire, è uno stratagemma intelligente. È l'unico gioco dove la... non superate mai le caviglie. No, a me l'altro mi piace andare a dorso, stile libero. Peccato non posso fare la rana. Ok, c'è lo shuttle davanti. Comunque sto mantello è proprio brutto assai. Comunque l'acqua svuota, ricorda di non superare mai le caviglie. Tu puoi soffrire quante volte vuoi, ma... Scarseggeranno di acqua. Ah, qui c'è il famoso... Ah, forse lo vedi a salire, adesso scendo. L'ascensore, cos'è un ascensore? Sì, giro con Liller, con Queen. Dice, perché io giro con DQ? Ah, deve arrivare? Sì, ah, eccolo. Sì. Arriva, tu sali. Ha una classica piattaforma. Sì, sì, guarda, questo gioco è il gioco delle corse e delle piattaforme e dell'acqua bassa. Eh no, a salire non fa niente, no, sto montando. Solo ascende. E voi lo faccio apposta. Sì, bravo. Lo sapevo. Voglio dire, mi sembra anche abbastanza logico. È una reazione naturale. Ok, adesso scendo. Ah, c'ho pure una mail. E mi sto poi la vai a controllare. Sì. Vediamo se lo fa. Non mi tradire. Devo saltare per aiutarlo. Sì. Ale? E mi cura no! Pure. Hai visto? Dai, è imbarazzantissimo. Oddio, no, questo non mi serviva. Ah, ci posso salire con questo? È imbarazzantissimo. E mo ti porta su? Sì. Ah, ma che fregno! Vedi, ci puoi salire con tutta la moto d'acqua. Hai visto? Che non serve a questo punto. Guarda non come vanno verso il basso i fumi dello scarico. Mm-mm. No, ok, certe cose sono veramente pensate per bene. Certe cose di un ridicolismo assurdo. Sono d'accordo. Ah, mi danno dei... Dei cazzapuffoli. Command Steam, boh, basta che mi dia qualcosa, mi piglio tutto. Direi. Sai chi non vedo da tanto tempo online? Ciro. Il Nobs. O sta giocando un'altra parte o sta giocando una classe di cui non ho il PG. Il che può essere, probabilmente avrà cappato quello. Sì, altrimenti è probabile, sì. Voglio dire. Credo che era fosse livello 45 con il main. Poi ho detto, sta a provare altre classi, perché ho letto sul forum degli Exuio tutta una roba sua. Sul provare le altre classi. Comunque ho capito perché questo gioco a me non mi piace. Perché? Perché è tutto uguale. Beh, è una critica grossa, ma no, questo è il Flashpoint. E dai... Gli ambienti, dico, è tutto uguale. Io mi annoio. A parte non essere fan della saga, e questo già. Beh, è discriminante. Ricordiamo che tu sei nemmeno una fan di Star Trek, visto che hai buttato. Poi col nuovo computer, nuovo, con la nuova scheda ci potresti provare a giocare. E anche free to play. Se mi porti un cacchio di lettore CD. Lo puoi scaricare CD. Adesso. Perché free quello, to play. Ma quello non lo potevo installare, come facevo? Il mio lettore CD è rotto. Hai ragione. Con la forza del pensiero. Ah, sai che quante cose fa il pensiero? Per favore, pensiero, non restare chiuso qui. Basta, dopo di questo. Guarda, io ho steso un velo pietoso
Cerchiamo di arrivare là, Ma dobbiamo questa è parlare con l'influenza che lo mi chef. fa dire matita. Ah, è vero, Sì. si è influenzato. Che palle. Bello questo gioco. Che palle. Ti ho detto, no, io non sono fan della saga No, e guarda, un gioco scorre tutto troppo, è uguale pesante così. e indistanziato. Io pagare per questo No, titolo. guarda, Allora pago per Final Fantasy. a parte le meccaniche di gioco, ok, quello che vuoi. Ma a me mi rompe giocare sempre nello stesso ambiente, che ti puoi spostare di pianeta in pianeta, ma sostanzialmente non cambia nulla. Io adoro l'altro per questo, perché ogni È più zona è valido. diversa. Allora, adesso eravamo su un pianeta prima, su un pianeta dove dovevamo recuperare un veleno, un so qual cazzo. Adesso andiamo a parlare col mio Masters. Non quello posso ammazzarmi. Guarda, Star Trek è meglio, comunque. Sì, più vario. Costruito Nonostante meglio. non sia fan, ne manchi là. No, E questo che non ci dice? sopporto, purtroppo, non sopporto i combattimenti con le navi, non mi piacciono. E sai un altro gioco con i combattimenti aerei su cui dovremmo tornare? Guarda, quando ci sta interessato a questo gioco parliamo proprio di tutt'altro. Pirates of Burning Sea. A Ecco, quello sì, fare i anche se pirati e sono una basta. pippa Ah, fa totale. solo i pirati senza fare le missioni. Ci dobbiamo tornare. Sì, sono una pippa totale, ma va bene. Sì, quello sì, è free. Non dobbiamo pagare. Nel frattempo questi ciarlano bla 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 Sì, io bla bla. do delle risposte E che sento. comunque nella mia cuffia non si sente una mazza. Lo Così gli ho so, perché sente detto. solo sul mio. E allora che me l'hai fatta mettere a fare Per sentire dopo se si sentiva bene quello. Guarda, la puoi togliere adesso la cuffia? se vuoi. Grazie. Se proprio ci Stiamo tieni. parlando dei fattacci Vabbè, ovvio. nostri. Però, e non mi piace questa cosa, questa mascherona. Ho? Sì, Me non la mi posso levare? piace. Bravo, levatela. Cioè, posso averla come oggetto, come al solito levarla. Ecco, questa è una cosa buona. Non mi piace, toglitela. Vabbè, Un attimo, mi appaga. dopo che hai finito di parlare. Finito? Parla, parla. Parla, parla. Mannaggia, miseria. Beh, Mille l'essenza del gioco, se a sto chiacchiere. gioco ci levi i I dialoghi, parla parla. i parla parla, cioè, lo butti via. Infatti, se dico così, sapere quanto regge la gilda di Chaos Lord su questo gioco P2. Questo per curiosità mia personale. Non lo so. Travel to Ota, dove andiamo? Que Ah, ne levo questo subito per farti felice. grazie. Questo potresti sapere tu conoscendoli. Poco. Decisamente poco. Non è il loro No. genere. Sì, anche perché nerdano tanto. Nerdando tanto avranno già quasi tutti cappato. Una volta che hanno tutti cappato. Oh, finalmente. Eh? C'est moi! Hanno già tutti cappato il PvE, quello che è. Oh, il gioco è uscito pure da meno di un mese. Già stanno al capo. Beh, se ci Non sta Ciro, credo. loro da poco hanno cappato. Avevano anche l'early access. O access, cazzi e mazzi. Devo andare su Ota. Questo mi piace. Questa è una cosa che mi piace. Tatooine, no? 37-41, via. Ti dice anche là l'aumentata della benzina. Sì, qua pure è andata la benzina bella, bando, complimenti. C'è Grazie. lo sciopero dei benzinari spaziali. Oh, ognuno rivendica i propri diritti, No, guarda, nessuno lo mette in scusami. dubbio. Morto. Ah, no, mi Ci mette un parto. po'. Sì. Perché io sto in ginocchio? Ho contattato la mia gente. La tua. Mio equipaggio. Il tuo equipaggio. C'è un bel equipaggetto, dai. Ecco, io non sento manco dialoghi, quindi posso parlare di Sì, altro. allora ti fatti i tuoi. Un po' di quello che vuoi. Benissimo. Tipo che sta per uscire Ion Free to Play e Sì, Legion Arena. ecco, sì. Io riproporrei anche il calzino show, Quello mi sembra il eh. minimissimo proprio. Stavolta è in HD. Sì, ma no, 30 secondi, 30 secondi che No, cos'è? no, lo devi scrivere.
Ah, e farò vincere i buoni, sappiatelo. Ah, sì, beh. Perché io tengo per i buoni. Beh, c'è poco da dire su sto giochino. In fondo è sempre la stessa trippa. Fate le quest, livellate, seguite questa storia. Stiamo cercando di uccidere tutti i grandi capi della Repubblica, in generale, dell'Operation Zero, una cosa del genere. Opzione Zero. Cazzi e mazzi Zero. Beh, che donna che sei stata in questo momento. Diciamo che non ho particolare trasporto in questo momento. Lei muore. Si è persa con l'ennesimo fazzoletto. Ah, un pianeta gelato. Un che? Siamo su un pianeta freddo, andiamo. Ah, un pianeta gelato. Oh, no, non un pianeta che lecchi con un gelato, dai, per favore. A little snow won't stop me. I'm ready for action. The soldier mirrors my attitude, master. Mi beccate anche la mia influenza. Ok, scendiamo. Andiamo a vedere sto pianeta e poi vi salutiamo perché non è che c'è. Perché 11 minuti qui già è tanto di un gioco che mi fa scendere il moccolo dal naso. Dovevamo fare una puntata per pianeta, ti ricordi la nostra idea? Sì. Cambia davvero poco. Infatti. Ci facciamo giusto vedere il pianeta perché è giusto così. Adesso l'altra cosa di una noia mortale, non tanto il fatto che carichiamo quindi il gioco è più istanziato di Guild Wars, e diciamolo che nessuno mai lo dice, che ci metto un quarto d'ora per uscire a piedi dalla mia nave al pianeta. Perché? Guarda, non faccio vedere. Manco lo sbarco sulla luna. No. Due palle. Manco Tiziano che gioca a DC Universe alla PS3. Quello uno di solito lo dobbiamo riprendere. Sì. Sì, con lui. Guarda, guarda! con il joystick che si muove come lui. Come se avesse delle proprietà magiche. Però sei divertito, ho tipo 5 livelli, mi pare. Gli ho fatto il pupazzo Tiziano. E l'ho visto. Non riuscivo a provare, no, ma dai, ci sta mettendo una pure a caricare. Per questo sto parlando di altro. Ma veramente. Poi dice, ah, sai, c'è una macchina di merda, ma proprio anche no. E infatti, diciamole queste cose, diciamole. Per esempio, io col mio computer non ci potrei giocare. Ma ci potresti giocare guardando i quadrettoni. Appunto. Ma tu non ci vorresti nemmeno giocare, non c'è il housing, un po' di arredà. Forse, guarda, Star Trek era per dire. Ti ripiace, sai perché? Ti ripiace. Ti potrebbe piacere, perché adesso c'è la possibilità di arredare la tua nave spaziale. Questo l'ho visto. E hanno messo 1 miliardo di vestitini. Sì, ma poi non livello. Cioè, faccio la bella vita. Ci metto 1.000 milioni di anni per fare un livello. In compenso dei grandi vestiti. Prossimamente possiamo anche annunciare puntate su Vindictus. Sì, con l'amico infatti, Jack. Sì. Dovremmo così. Amico Jack, beh, è un gran nome. Dovremmo coinvolgere anche Daniela comunque. In Vindictus? Sì. Vabbè, Daniela c'è sull'otro, quindi. Vabbè, però tu pensa, fratello e sorella. Sì, sarebbe spicciosissimo. Prendo delle quest, adesso parlerò delle ore con questi tipi. Due palle. Quanto è fighetto questo? Non lo so. Com'è un po' emo? No. Dici? No, non c'è il capello da tallotto. No, questo è uno di quelli giusti. Cioè, secondo me è anche uno quello del clan giusto, no? No, quelli sono dei cessi micidiali. Ah, scusa. No, questo c'è, cioè, proprio giusto, cioè, capito? C'è giusto. Ha un Guglielmo Schiller? Sì, come si chiama? Grande! 13 minuti, quasi 14 di... Che cazzate? Sì. Vabbè, voi ci scuserete. Perché... Di bla 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 bla. E qui dice... No, non è qui la questa. Colpettini di tosse, soffiatini di naso. No, questa è la missione... Ah, qua c'è un tizio con cui parlare. Adesso mi dirà una... Ma questo pianeta gelato? Sarà rosso o sarà tipo celeste? Non lo so! Questo vorrei scoprire. E adesso se riusciamo a uscire vivi da qui dentro... Perché noi che siamo attaccati, moriamo di noia. Sì, senza mascherone è molto meglio. Per quanto sia brutto. Facciamo un sondaggio, meglio con o senza la maschera? Secondo me è meglio senza. E il mio voto vale doppio. Cioè, il mio voto che vale. Bravo. Ah, ma guarda che tu. Morirò? I've had enough here. Very good, my lord.
E ritorna a tutto Guglielmo. A tu per su. Su per giù. Ma cazzo si chiama il programma di quello là? A tu per giù. Ma in gula mamma. Inizia pure un uguale. No. Mi ritiro in disordine. In disordine ti ritiri. Che cacchio dici? Non fa più ridere di tirarsi in buon ordine. Aiuto. Dai, voglio vedere di che colore è questo pianeta. Guarda, sono arrivato sulla nave spaziale. Cioè, adesso devo scendere con lo shuttles. Quindi carica di nuovo. No, ma non è istanziato il giochino, no. Forse ce l'abbiamo fatta. Dai, voglio vedere il pianeta. Che dalla finestra mi sembrava blu. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Questo c'è vestito all'invernale. Ah, devo parlare proprio con questo. Dai che probabilmente... Ah, guarda! C'ha la forma della maschera. È abbronzato. Secondo me è blu. O comunque sulle tonalità del celeste. Altrimenti è una fregatura di pianeta freddo. Allora, mi scongela il... Sì, sì, dai, guarda. Già sento freddo. Brr. Cerchiamo di parlare con queste persone. Vi faremo fare... Non si può fare pupazzo di neve, vero? Un pupazzo di neve non penso. Vedi perché fregnolotro? Perché puoi fare i pupazzi di neve. Certo, giudichi un gioco dalla capacità di pupazzi di neve. Certo, giudico... Quanta libertà viene concessa ai sviluppatori? Questo costocchio? My lord, we're glad you've arrived. May I introduce Commander Triton and myself, a humble captain, corname Udris. Lieutenant Halpin sent word you would be coming. We've never had greater need of you. Vabbè, questo parla parla. È tutto un parla parla. I fear he's dead, along with all the most experienced men from this base. Bring me up to speed. Cioè, quindi tu non puoi arrivare in un paese e scendere e vedere il paese. No. E un'altra cosa che ho notato è che i dialoghi sono abbastanza riciclati. Beh, ne sono una marea, per forza qualche parte uno fa copia e incolla. Ti sei fatto un vanto. Dialoghi, milioni di dialoghi, milioni di dialogo, tutto uguale. Mica te l'ha specificato. La gente di... Beh, scusami un po', questa gente pretenziosa, io non... Boh. Dici, c'ho delle pretese assurde. Ma... Ho pagato. Male io che ho combattuto un prodotto che sapevo avesse... Tutta colpa mia. Alla fine... Il cetriolo sembra in culo. L'ortolano, quello. Quello sempre, proprio. Dai, voglio vedere il suo pianeta. Our best case scenario is that Colonel Vannis's communications tipped off the Republic and he's gone quiet. But if I were out in that cold, I'd have called for a rescue. If you can find the colonel, everyone. Guarda che occhio figo che ha questo. Guarda, infatti io discuto la capacità tecnica del giochettino. 11.000 K per parlare per 50 ore me ne dovevano dare 1.000.000 di K. Dai, usciamo. Aspetta che c'è un altro parlo a parlare qui. Oh signore. Lo so, ma mi vuoi fare parla parla? Ah, questo non si capisce un cazzo quando parla, quindi andiamo veloce. Infatti non lo faccio andare perché mi sto... A rompe le palle, come direbbe Vanilla. Basta, mi sono tornato di coglione, non ce l'ho. Possiamo uscire? No, devo andare qui. E poi penso di poter uscire. E dai, muoviti. Hop, hop, hop. È stato pure con la velocità, però. E che significa? Hop, 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 hop. Gadget, dai, dillo, che lo so. Forza. Che lo volevi dire. No, non lo volevo dire. È strano. Altrimenti ti direi hop, hop, gadget, ruote. I see Commander Langley. Ok. Va bene, sì. I don't like the sound of that. Vedi? Sì, manda avanti, manda avanti. Sì, nel giro di due dialoghi, due volte adesso. Questo c'ha le lentiggini. E come stimola?
Hanno riciclato anche Semola. Scusate, potrei dirmi. Dai, ha pure i capelli rossi, è proprio Semola. Ok, aspetta anche questo. In fondo questo il mondo fa girare. Vediamo se ho dei... Ho questo. Poi torno sulla nave per usare le mie commendation. Credo di averne un po'. Possiamo uscire? Possiamo uscire? Sì. E vai! Cioè, possiamo fare. Vediamo sto pianeta e poi vi... Sì, usciamo fuori, facciamo cucù e, sì. E facciamo basta. Facciamo cucù è bellissimo, sì, facciamo esattamente così. No, perché sai, è un'altra volta la piattaforma famosa. E non funziona mica il mantello andando su. Una volta sì, perciò mi faceva ridere. Una volta è funzionato salendo. Com'è possibile? Io non so, io devo leggere. Ma mi schiaccia qua. Ce l'abbiamo fatta! E vai, c'è la neve! Ok. Ho un paese diverso. Un posto diverso. Finalmente. Dai, lasci le impronte per caso? No. Sta proprio di nuovo, vero? Squalificatissimo. Niente di problema. Squalificatissimo. Sì. Quindi dai, facciamo un giretto. Il 1,5 milioni di vendors. Sì, certo. Dobbiamo... Oh, che carino! A me lo vendono, che dici sto mezzo di trasporto? Qui c'è SWAT e lo chiamerai Denver. C'è anche stato grossa parte del film, della filmografia si gira da qui. Allora, qui ci sono altre quest che prenderemo poi. Ok, però sono contenta che almeno qua c'è la neve. È una cosa diversa. Sì. Sono proprio contenta. Posso andare di andare a fare quest in Vinculonia. Ovviamente. Che beh, pensi? Che te le fanno appena fuori? Che cazzo me ne faccio? Che non le faccio oddio, in due se potessi poi tentare di farlo. Comunque, ce l'abbiamo fatta a scendere su un pianeta freddo. Sì, nel frattempo butto un po' di queste mentre vi salutiamo. Gente, allora, questo è, mentre io butto le queste, Star Wars. Yes. Non so yes. Se vale la pena giocarci, però se vi divertite. Un saluto! Arrivederci! Ciao.